Si è svolto questa mattina, nella cornice dell'ex istituto Salesiani, l'evento finale del progetto dal titolo La prevenzione non teme confronti, organizzato dalla cooperativa Ricercazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e l'Istituto Oncologico Romagnolo di Faenza. Oggi la giornata conclusiva di questo progetto sulla prevenzione. Come era nata l'idea e come è stato anche strutturato? Parto io. Allora, il progetto è stato presentato sulla legge 14 del 2008, che è una legge della Regione Emilia-Romagna, che ha come obiettivo quello di promuovere comunque delle iniziative legate ai giovani. Noi abbiamo presentato il progetto sul tema della prevenzione, abbiamo cercato di realizzarlo assieme al supporto di altri attori che sono sul territorio, quindi il CERT piuttosto che lo IOR, e abbiamo coinvolto le scuole del territorio, lo Strocchi e l'Istituto di Riolo Terme e l'Artusi. Hanno prodotto i ragazzi molti lavori cercando di comunicare ai loro pari la loro idea di prevenzione attraverso manifesti, video, canzoni e anche dei testi scritti. Com'è andata? I ragazzi hanno lavorato molto bene, si sono messi in gioco, mettendo in alcuni casi proprio anche in gioco le loro esperienze di vita sul tema della vicinanza o la lontananza dalle sostanze. Questa mattina sono venuti numerosi, si sono messi in gioco nel presentare i loro prodotti e insieme anche proprio dei gruppi di pari che comunque sono venuti a vedere e hanno votato i prodotti stessi. Come mai avevate scelto proprio il tema della prevenzione? Ormai non è più una novità, almeno da molti anni comunque che come cooperativa siamo su questi temi. È sempre più difficile perché le risorse che si dedicano a questo aspetto, che pur essendo molto importante, sono sempre più ridotte, per cui per noi è lavorare un po' anche in continuità con le cose che abbiamo fatto anche negli anni precedenti, sempre su questo territorio e anche con queste stesse scuole. All'incirca quanti lavori sono pervenuti e secondo quali canoni avete scelto il vincitore? Ma più o meno sono stati realizzati una quarantina di lavori tra il video, la grafica, la scrittura creativa e i prodotti musicali. E criteri, i ragazzi hanno, è stato chiesto loro, sia alla giuria sia ai ragazzi, di misurarsi su quella che poteva essere l'idea più originale, la migliore realizzazione e il contenuto più significativo. Quindi oggi farete la premiazione, chi ha vinto? Hanno vinto molti premi sono stati dati, uno è questo che l'ha scelto la giuria, poi il video è stato premiato perché era l'unico comunque ragazzo che si era cimentato con questa tecnica che è un pochino più complicata. Le ragazze che hanno prodotto le scritture sono state premiate anche loro entrambi, uno dai coetanei, uno dalla giuria, e anche le canzoni hanno avuto lo stesso numero di voti, quindi abbiamo cercato di premiare comunque più ragazzi possibile. Quanto è importante portare avanti questo tipo di progetti, soprattutto con i giovani delle scuole? Ma diventa molto importante perché da loro appunto tanti sguardi su questa tematica e li mette in gioco personalmente e diventano anche loro promotori di prevenzione. Attraverso questa esperienza, appunto le esperienze laboratoriali si mettono in gioco e si è visto insomma che hanno anche nella realizzazione dei diversi prodotti hanno coinvolto coetanei, per esempio chi ha lavorato nel video, chi anche lavora nella musica, ma anche chi ha lavorato nella scrittura ha messo in gioco veramente delle parti importanti che non verranno importanti di sé, che l'idea proprio anche del progetto è quella proprio di utilizzare tutti questi prodotti per le campagne di prevenzione che svolgerà appunto il CERT, piuttosto che lo IOR, piuttosto che anche noi come Ricercazione nei diversi percorsi che andremo a realizzare in futuro. Quindi è un tesoro che un po' negli anni si è accumulato perché non è la prima esperienza di creazione di prodotti, ma che comunque trova visibilità e vogliamo che trovi visibilità anche in continuità. Francesca Diletta per Faenza Web TV.